su San Siro è contento che probabilmente si ristrutturerà lo stadio anziché demolirlo? Beh, mi era sembrata una cosa inevitabile, nel senso che nonostante la polemica che io non ho voluto con Sala, lui chiedeva con insistenza alla Meloni che io avessi o meno, se io avessi o meno le deleghe, ma non è questione di deleghe, le deleghe ho delle deleghe che riguardano la sicurezza del patrimonio, ma in quel momento io affrontavo un tema generale dicendo che per quello che io potevo dire come sottosegretario, la legge era evidentemente dalla parte di San Siro, cioè qualunque, non c'era il sovrintendente allora. Poi è arrivata la Carpani, io non ho dato nessun ordine alla Carpani e lei ha fatto quello che avevo previsto, cioè io ragionavo in punto di diritto, cioè esiste una logica per cui c'è un vincolo relazionale per un edificio storico che non sia necessariamente un monumento rinascimentale, ma che sia un monumento di una grande storia, che è la storia sportiva di Milano, con l'Inter, con il Milan, con tutti quelli che sono andati. Questa era la logica, lui la prendeva come una contrapposizione. Poi la sovrintendente si è incaricata di applicare la norma. Che da questo derivi il fatto che si può ristrutturare il, credo che vada bene anche per Sala alla fine, perché mentre durava la polemica si è letto che il quinto stadio europeo più conosciuto e più ammirato del mondo era San Siro, il quinto, non so in quale gerarchia, se europeo o mondiale. Per cui questo indicava che sarebbe stato grottesco per un luogo così rinomato e conosciuto l'abbattimento. Ecco, e quindi la polemica era nata senza fondamento, la polemica fra me e Sala. Io indicavo quello che secondo me la legge stabilisce. Lui era convinto che si potesse avere una deroga in nome di qualche sovrintendente magari convinto dell'opportunità, e invece il sovrintendente, senza che io dessi alcun ordine, ha applicato la legge. E vuol fare un appello alle due squadre, Milan e Inter, per rimanere a San Siro piuttosto che andare a San Donato o a Rozzano? Beh, mi sembra che convenga a tutti, è una grande storia. Lì, non mi ricordo, quando ero assessore, dedicammo il piazzale a Moratti. Non fece il discorso a Moratti, ma io, perché lei era la moglie del figlio, e quindi c'è una storia che è la storia di Milano. San Siro è la storia di Milano, che vuol dire la storia dell'Inter e la storia del Milan.